C'è una, come ti chiami? Lucio Paracchini. Lucio. C'è un passo del Vangelo che non viene mai letto, tra i tanti che non sono mai letti, ed è questo. A un certo punto Gesù torna con gli apostoli dentro casa e gli apostoli si avvicinano a Cristo e gli chiedono: Signore, ma perché tu a loro parli in parabole e a noi ci dici la verità nuda e cruda? E Gesù dà una risposta feroce e dice: io parlo in parabole perché le loro orecchie ascoltando non odano, i loro occhi guardando non vedano, affinché non possano pentirsi e così essere perdonati. Quindi Cristo già condannava 2000 anni fa. Quindi lui sa benissimo la percentuale di esseri umani che ascolterà. E quindi se servono 3 professori, non ne manda 50, perché sarebbe lavoro sprecato. Manda quelli che servono. Ne servono pochi, perché quelli che metteranno in pratica sono pochi. Il contattista Mayer. Sì. Era un imbroglione. No, assolutamente no. Il contatto di Edward Billy Mayer è un contatto vero, solo che lui non ce l'ha fatta a diventare un messaggero, nonostante la preparazione ricevuta, ma c'è scritto nel suo libro, eh? Io ho studiato il suo caso, ho la collezione, ho tutti i suoi filmati bellissimi di astronauti. Infatti sono bellissimi, sì. Pleiadiane, ma ce ne sono alcuni molto dubbi, perché a un certo punto lui psicologicamente è crollato, non ce l'ha fatta affrontare la società, si è chiuso e si è ritirato, non riceve nessuno e il suo messaggio, se lo leggi, non ci si capisce nulla, è contraddittorio perché sono entrate altre forze. Grazie. Perché volevo chiederle... Questi personaggi sono molto aggrediti da Satana e dal potere e quindi alcuni non ce l'hanno fatta, cioè sono caduti. Caduti intendo non hanno svolto la missione, che questo mondo è molto molto difficile. Prego. Volevo chiederle... Sono qua. Posso parlare o... Ah, ok. Ti vedo, sono ecco, qui. Scusami tesoro. Sono piccolina. Intanto grazie per la conferenza. Grazie. Veramente un dispendio di energie notevoli. E, mi ha anticipato il signore di prima sulla mia domanda, perché un po' anche leggendo il documento che lei ha esposto dell'8 luglio 47. Del 47, sul fatto che sono questi esseri appartengono a un mondo che è compenetrato al nostro, ho letto un passaggio in uno dei punti. Tieni conto che è ciò che capirono all'epoca gli scienziati, eh? Certo. Quindi, la mia comunque in un certo qual modo è così. Si collega un po' a questo. Però non devi intenderlo come pianeta, lo devi intendere no, come infatti lo tendo come dimensione. Come dimensione, come sistema. Esatto. Sì. L'ho capito in questi termini. Perfetto. E la mia domanda, che è un po' stata anticipata dal signore di prima, era se era conoscenza di modalità di contatto diverse da quelle che abbiamo visto qui, e che possono essere più non telepatia appunto, ma visioni. Io quando parlo di visioni parlo di uno stato mentale particolare che avviene molto, molto diverso dal sogno, perché ci si accorge sì, sì. Che non è un sogno. Comprendo benissimo di cosa stai parlando. Allora, per completare la risposta al signore di prima e a te, il numero dei contattisti. Allora, questi esseri sono sulla nostra terra con una quantità inimmaginabile di mezzi e con molte persone. Al mio padre spirituale negli anni 70-80 gli dissero che c'erano almeno 6 milioni di extraterrestri incarnati sulla terra, più tutti quelli che stanno nelle basi, più tutti quelli che stanno nelle astronavi. C'è un mare di gente, perché se devono gestire il panorama mondiale ci vuole una struttura di sorveglianza e logistica enorme. Quindi immaginate già il potere tecnico-scientifico di mandare centinaia e centinaia di astronavi nel nostro mondo, persone, cioè una cosa pazzesca. Loro cosa fanno?
con i loro strumenti scandagliano la condizione spirituale di tutti gli esseri umani. Quindi loro, con i loro strumenti, vedono quando una persona raggiunge il livello energetico del risveglio. Non è necessario che ci sia un contattista nel suo condominio. Quella persona viene ispirata attraverso visioni, attraverso pensieri, attraverso emozioni, attraverso sogni, attraverso canali medianici persino metafonia o cose di questo genere, persino con le tavolette Ouija. Usano tutto, perché per loro tutto è frequenza, tutto è scienza. Esatto, sono forse la parola più giusta è proprio frequenza. Sono tutte frequenze, quindi canali di trasmissione che a secondo della tua condizione specifica loro decidono cosa va meglio. Una volta che individuano che una persona è nella condizione soglia del risveglio, la convogliano verso un loro rappresentante. Quindi se voi oggi siete venuti qui, non è un caso. Possono esserci anche fenomeni di acusia, nel senso suoni, sì, metallici, molto molto potenti. Sì. Quello che guarda, la tipologia fenomenica è molto variegata, ma per non perderci nel meandro delle varie tipologie di manifestazioni o visive o intuitive o fisiche, quello che noi dobbiamo capire è che quello che accade ha una sua vera motivazione nel momento in cui noi trasformiamo la nostra vita e ci dedichiamo al bene dell'umanità. Questo è l'unico obiettivo loro. In effetti capitato in un momento di questo tipo. L'altro fenomeno è un fenomeno di luce potente all'interno di un bosco buissimo. Ne fa parte, assolutamente. Loro danno segni anche fisici, quindi non solo... Io li ho vissuti un po' tutti. Visivi, sogni, esperienze, avvistamenti, comunicazioni. Faccio la collezione, c'ho l'album delle esperienze, ogni tanto attacco una figurina. Sì, assolutamente. Anche perché una volta che tu hai ascoltato la loro filosofia da me, da Giorgio, da qualsiasi altro strumento che bazzica questo pianeta, e dopo la decisione tua, e quindi nel momento che tu decidi di trasformare la tua vita, inserirti in questa operatività, loro ti affiancano, ti aiutano, ti sostengono, eccetera, eccetera, perché da soli non si è buoni manco in paradiso. Quindi oggi ho avuto delle conferme su cose che ho visto, quindi cioè, se all'epoca gli davo già un significato, oggi gliene ho dato addirittura un altro, e quindi bene, la ringrazio. Vedi che il caso non esiste. Grazie. A te, cara.